amici, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Story Mode! Yeah! È appena uscito l'episodio 3 e noi siamo pronti per provare se voi. Non ci siamo spoilerati niente, non sappiamo cosa succede e ora moriremo vediamo. Tutti! Te l'ho detto che morivamo tutti! Il Windstorm che abbiamo ricreato come pixel art build gigante su Minecraft nella nostra serie Ultimate Monument. Se non avete visto vi lasciamo il link in descrizione insieme a quello di G2A per comprare questo gioco a prezzo scontato. Guardate che roba gigante, ho paura che sia diventato ma il mio Wind è più carino, il mio è puccioso, quello che ho messo sul blog, è tutto coccoloso con gli orsacchiotti di peluche. Trovate anche quello in descrizione, leggete la descrizione! Leggete i miei fumetti! Abbiamo deciso di salvare Petra invece che Gabriel, ma speriamo che in realtà sia ancora vivo. Io almeno sì, voglio dargli ancora una speranza. È ricomparso nella mappa, mi sembra. Maledetto Ivo, non siamo riusciti a sconfiggere l'altra volta che ci ha rallentato. Ma possibile? Non morirà questa volta. In slow motion. Lo riprenderemo. Qua quando ha distrutto tutta la città di Elegard. Che cattiveria. Tutto sto schifo. Maledetto. Ok. Mi stupisce che il maiale sia ancora vivo. Nonostante tutto riesce a salvarsi dai tentacoli. Da qualunque cosa. Ora siamo tutti qui insieme andati a cercare Soren. Con il nostro amuletto. Sperando di trovarlo che sia ancora vivo. Visto che nessuno sa più niente di lui ormai da anni. Il combattimento maledetto Ivor. Non c'è mai verso di ammazzarlo questo. Era riuscito a scapparci. Prima era diventato lui velocissimo. Poi ci ha reso le persone più lente del mondo. Mamma mia. Povera Petra. È stato terribile. E cioè veramente come farsi proprio trollare di brutto. È stata una cosa incredibile. Se non l'avete visto attualmente in descrizione trovate anche i link dei nostri precedenti episodi. Così almeno seguite tutta la storia. Ma come tutte le volte quando una si chiude altre stanno per aprirsi. Ta-da-da! E ora siamo arrivati a dove avevamo lasciato lo scorso episodio. Ovvero nelle pesti. Ancora tu. Ma dai. No. Pagherai per questo. Sì, lo diciamo no, sempre. No, torna indietro e combatti. Non credo che sia molto intenzionato, onestamente. Vai, una bella testata. Testata, testata. Una testata in slow motion ci stava libri, bene. Dai, toglieteli e passate. No, non ci no, no, so. No. Non ci credo. Finirà l'effetto prima o poi. Finito, ecco. Pa. Adesso. Niente testata contro la libreria, ma testata per terra, sì. Qualcuno dite qualcosa. Tutti bene? È no, è stato strano. Ok, ogni cosa sembra molto veloce adesso. L'ho detto veramente veloce, vero? Mi sento male. Ok, devo cercare di uscire in qualche modo. Il primo che leggerà tutti quei libri riuscirà a aprire la porta. Mi offro volontaria. No! Questi libri schifosi. Ok. Petra? Petra non si sente ah, molto giusto bene. Petra! È Petra è stata attaccata dal Wither. Sta trasformandosi anche lei. Il Wither? Cos'è, uno zombie? Non lo so. Come stai bene? Ti ha colpito? No! Stai bene? Ma ti dirà di sì, vedrai. Che bella faccettina! Che bella faccettina! Sto solo chiedendo dopo tutto. Ma certo che sto bene, non mi vedi? È un nuovo tipo di make-up questo. Ti è calato l'ombretto. Sta morendo, salvatela. No, non fatela morire, poveretta. Ecco, sembri pronta per fare una un puntata funerale. Di... di funeral time, sì. No, non voglio spaventarmi, però sono un po' spaventata. Immagino anch'io se mi vedessi allo specchio così mi fai due domande. Ah no, se non è Halloween si intende. Se non glielo diciamo non se ne accorgono. Devi dirglielo a tutti. Devi dirglielo, perché se non glielo dici poi che cosa succede? Siamo un gruppo, tutti devono saperlo, sennò poi magari la gente inizia a sospettare. Dai, va bene, forse glielo forse dirò. Glielo dire, penso sia meglio, perché alla fine tenevesti i segreti. Queste cose succede sempre qualcosa di brutto. Non è che poi la ammazzano, li tagliano il braccio come se fosse uno zombie, no? La gente si potrebbe preoccupare, è vero. Comunque speriamo bene, incrociamo le dita. Va bene, lo faccio, lo sì, faccio. Più che altro mi chiedo com'è che nessuno se ne sia ancora accorto. Con sta faccia, cioè, tu pensi che la gente con quella faccia si accorga delle cose? Ok, vai, a testare. Ma come Magnus? E la Magnus e Elegard sono qua fuori a darsi di santa ragione. Esatto, sono a picchiarsi nella prigione. Devi... Cosa? Ok, aveva detto, hai per caso un'altra idea? Sì, sì, non è, sarà mica quella di chiamare Elegard. Ah, ok, non ho più altre idee.
Non ci abbandoneranno. Sì, lo faranno. No, non ci abbandoneranno. Sei molto... Io non mi fido di questi due. Sei molto ottimista, vedo, eh. Abbiamo finito. Sì. Diamo fuoco a questi libri. No. Finalmente. No. Questo. Ah, aveva sbagliato. Ah, ma poteva dar fuoco ai libri, in realtà. Bene, grazie a questo noi ce possiamo... Sembra rotto. Perché è rotto? Fammi vedere. Che non rompetelo adesso. No, no, è mio. È mio. Mi piace a me. Cosa vuoi? È mio. Che cosa sta succedendo? Che problemi hai? Voglio un po'. Che lo vuoi tu? Ora si cade e si rompe. Ora cade e si rompe, lo dico io. Ma perché sto facendo questo? Ora si rompe e cade. Non ci credo. Sul serio sono... Allora, non ci credo, l'hanno sfregato. Esce il genio dell'amuletto. È vero. A volte vanno sfregati. Vediamo un po' che cosa si può fare. Che faccia bella però. Che Petra diventi una fatina. Una fatina, esatto. Cosa devo fare? Vai. Devi seguire il glow. Dov'è che glow? Ok, c'è qualcosa qui sotto. Soren si è addormentato sotto un sasso ed è ancora lì. Deve essere qua. Ok, controlla. Aprite. Scava. Ce la fate, a pugnetti. Vai. Amorsi. È per forza questo. Dai, scaviamo. Con cosa? Abbiamo la testa del maiale, volendo. We're digging, no. Qualcuno ha un piano. Se qualcuno ha un piano migliore, lo ascolto. Ma se non ce l'avete, si va con la testa nel maiale. Vai. Una pala. Vai. Mamma mia. E la prossima volta usiamo la tua di testa, allora. Vai, perfetto. Attenzione che poi ti brilla il fondo schiena, se fai così. Ah! Veramente? Ma anch'io voglio così nella vita reale, che comodo. Sono creative questi qua. Bellissimo. Prendete un po' di ferro già che ci siete, così almeno. Ma perché ce l'ha mandato da solo a infognarsi? Come diamine hai fatto a fare così velocemente? C'è una stanza? Non ci credo. E non è che... C'è tipo come se fosse un Ender Pearl e qui sotto c'è il portale dell'End. Ah, perché una cosa che la segui e se c'è una Stronghold in Minecraft funziona così. Quindi forse... Sì, però come mai indicava tutti i punti? Drop amulet. Che so furbo. Vado io, scusa. Figurati se lascio l'amuletto. Magari si rompe. Oh, pipistrelli Enderman. Ender pipistrelli. Se non lo pipistrelli Enderman. Ok. Dai, tutto a posto, tranquilli, gettatevi. Però se tu dici che è un Ender Pearl, è un po' strano che funzioni in modo da indicarti le persone fuori dal The End. Spero che Batman... Uccidili. Non spaventarti. Ciao, Batman. I muri si stanno... No, adesso fermi. No. Lo senti? Sembra il suono di mille cose cattive che viene qui per ucciderci. Qualcosa non va come dovrebbe andare. Ciao, pipistrelli. Ora gli rubano l'amuletto e se lo tengono. Sono dei vai, maiale, è l'amuletto. Buttali via, cattivo, vai. Ma non ti fanno niente, pipistrelli, è spaventato. Ma li odi, pipistrelli, lo sai che li odi. Guardali come scappano via contenti. Non è vero che si attaccano i capelli. Va bene, ora è sicuro, possiamo continuare. Vai, lanciati. Lui è impressionante. Ti salvo io. Questo tipo è impressionante. Si spaventa come un dannato fino a 2 secondi prima. E poi sembra un figo e non mi sono fatto niente. Cosa? Gli è caduto addosso. Già si odiano. Aia, Petra. Aia, Petra. Okay. Tutti state bene? No. Non benissimo. Lei è viola però, diventerà un Enderman alla fine. Perché puzzi così tanto, Petra? Axel puzza l'alito. Axel, si sa, sono cose che capitano. Dai, andiamoci. Noi cosa incontreremo alla fine di questo corridoio? La morte. Sono veramente molto preoccupato. Come sembriamo proprio felici di andare avanti. La voglia, già tanto che non abbiamo i pugnali sfoderati per ammazzarsi l'un con l'altro. Un cinema, deve essere un cinema. Ma che bello, guarda, si vede già lo schermo da lontano. Dai, che bello. La sala prima di peli pubblici, magari, no? No? Tubazione? Andare. Tubi pubblici? Che cosa sono? Siamo delle fogne, il sistema fognario. Le tartarughe ninja, cosa ci troviamo? Che cosa si è? Cos'è? Ok, una spinta bella a qualcuno? Giusto per? Sì, ma passiamoli tutti. Dobbiamo andarcene via di qua. Cosa? Come? Dobbiamo andarcene. Che c'è l'eco? Andiamocene. Sono appena andati, quindi non possiamo andare già via. Voi non capite, soffro di... Sono veramente delle fogne. Cioè, che ti buttano giù in quella fai che ti uccide. Cosa ci fa un grinder qui sotto?
Perché un, cos'è un maceratore, un macellatore, un tarita rifiuti? È quello più pazzo che abbia mai visto in vita sua. Deve essere una roba di Soren. Cioè, che cosa? Si sente l'acqua? Io non starei lì sul bordo. No, no, no. Ah, peggio, peggio ancora, forse. Che bello. Creeper, sì, ma attenzione, dovete trovare una strada. Sono veramente gli unici due che vanno in gioco con la spada, questi. Vai, che creeper fanno boom. Aspetta, posso usare questo se voglio, i vai. I creeper fanno boom, le frecce non è quasi no, più. No, 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 no. Ah. Visto il fatto che sono stato lentissimo ad attaccare, il creeper ci ha fatto il boom. Grazie, creeper, dai, proprio il buco che ci serviva. C'è un posto per arrivare più sotto, magari li possono saltare. Sì, ora ce la possiamo fare. Prima che arrivi l'acqua. Che devo fare? Perché c'è questo? A questo punto che ti arriva. C'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua. Pino, non l'ho preso, non l'ho preso, non l'ho preso, non l'ho preso, non l'ho preso. No, 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 creeper, 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 creeper. Proprio un creeper calciatore dovevamo trovare. È ancora vivo. Non si sa dov'è. Non ce l'ho fatta. È caduto. Sbrigatevi. Sbrigatevi a prenderlo. E tanto se ti ha salvato, monociglio. L'amuleto è finito laggiù. Insieme a 100.000 creeper. Una specie di trita rifiuti che trita i mob. E il fatto che noi diciamo Tackerall. Via, andate giù. Sì. Vai. Come nel Ned. Alza le mani che va tutto bene. Telltale Games presents. Guarda come corre per spero anche in aria queste cose. Meno male che hanno fatto spadere il clip, visto che era scritto proprio lì in association with Mojang. Questo è mio, questo è mio, questo è in ciampa cade. Vabbè, è mio, ma dimmelo che è mio. Via, vai via. Minecraft Story Mode, l'episodio 3 dei ragni. Che belli che sono. Scappa, sbrigati, sbrigati. Io lo so perché il maiale non l'abbiamo lasciato a casa. Per usarlo, prima o poi servirà qualcosa. Quando finisce il cibo, te lo c'è. Adesso tutta l'acqua del mondo arriva. Attento, no, attento, no, no, attento. Non bifilcare. Aiuto! Non la spada, dategliela a questi uomini, però. E Telltale Story Bye. Sono troppo belli quando ci sono queste cose così. Quindi c'è la storia. E attento! Mossa proprio combo. Chi ne vuole ancora? Sei sicuro di volerne ancora? Cioè se siamo veramente pazzi. Sì, la gente poi pazzo, si gasa sì, troppo. Fa come la Coca-Cola se la sciccheri troppo a lungo. Per un pelo, per un pelo. Vai, salvalo. Vieni qua, brutto. Ah, se gli dici brutto uno scherzo si gira. Sono vanitosi. Non lo sapevamo, adesso sappiate. Sono vanitoso. Ehi, testa d'osso. Sto parlando con... Ecco, anche se dite che sono delle teste d'osso. Ma si siamo offendo. Tutti teste d'osso. Fondamentalmente sì. Di sotto scivolata e addio. Ma detto già morto. Queste qua sono ancora più complesse come scene di intro. Bellissime. Bellissime, sono proprio interattive. A pugni, a calci Daniel sta prendendo. Normalmente uno ci usa al massimo una manina per schiacciarli. Qua ci vuole direttamente l'intero corpo. E mi sa che sono ancora che più schifo, grossi. Che schifo, sempre tagliato dalla maglietta se la ammazzi. Che brutti che sono, ok? Mamma mia. Sarà vero che in Australia ci sono dei ragni grossi così? No, sono più piccoli ma ti ammazzano solo se ti guardano. Mi sono perso Petra. Solo Petra, adesso facciamo persi diversi. Ok. Tieni. Ma fai la tenersi? Come fanno a tenersi? Loro hanno le mani impermeabili a ventosa. Ma non hanno neanche il pollice opponibile, cosa hanno? Non è a ventosa. Perché salvare il maiale? Intanto non ci interessa. A casa, io lo dico sempre, tutte le volte. Vai Ruben, vai, insegui tutti. Ecco Petra. Ecco Petra che vuole farsi saltare in aria. Prima che si senta male, presto. Petra, togliti. Super salto alla nella fede. Un addosso all'altro. Bellissimo. Quanto sarebbe bello poter effettivamente lanciare un creeper contro un altro e farlo esplodere. Con cioè, il creeper lo puoi anche fare. No, sei sdraiato. Sei sdraiato? Anche sei sdraiato. Ruben! Pensavo ci aiutasse. No. Meno male. Perché me l'ha lanciato addosso? Ma sei pazzi. Esplodono continuamente poi. E ora moriamo. Fine della storia. Di nuovo contro Luca. Dovrebbe avere l'osso del collo spezzato da un pezzo. Ma non si lamenta. Io nominerei Lucas cuscino della compagnia dell'amuletto. Fondiamo ancora la compagnia dell'amuletto. Non siamo in 9 forse, ma raccattiamo ancora qualche bestia. No, no, l'acqua, 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 no, 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 no,
Pesto, pesto, sbrigatevi. Cosa ci fa quel tipo lì? Salva. Cosa devo fare? Salva Ruben e Axbo. Salvo l'amuletto. Ruben, tanto ti. Lo oggi tu, quindi non importa. Vai, vabbè, io prendo l'amuletto. Lucas, tu prendi gli altri. È la platonica, non è che lo voglio. Vai, dai, ci pensa Lucas a salvarli, visto? Almeno ce la possiamo fare tutti. Sbrigati, sbrigati, sali. Vai, Jesse, ce la puoi fare. Prima ti sei aggrappato all'acqua che cadeva. Dai, puoi attaccarti alla roccia. Stavo sbagliando tasto, ovviamente. Sbrigati, l'acqua. Presto, non farlo cadere tu. Incredibile, ma vero. Poteva andare malissimo, poteva essere un disastro. Invece, la compagnia dell'amuleto ce l'ha fatta. Non dirlo presto. Ormai no, sono due ragnetti rimasti. Ora vi immaginate, per prendere la spada, gli cadeva dietro la schiena. Adesso arriva Aragog, se non stai zitto. Ok, o Aragog, visti ragni. Ho detto Aragog, infatti. Ah, ok. Perché non capisci niente? Sì, ho detto la compagnia dell'amuleto, pensavo ad A. Uia! Addio! Buttaci in creeper, Questa stata una genialata. Ha fatto esplodere la fogna. Addio! Incredibile! Siamo. Ora soffocheranno. Perché ti abbracci, ragno? Dai, non, amore a prima vista sott'acqua. Un minimo di contegno. Ma è il momento. Allora aspettiamo di essere usciti insieme un paio di volte. Aia. Chi l'ha risucchiato? Addio a tutti. Siamo finiti nello scarico del gabinetto. Ciao! E alla prossima puntata con Minecraft Story Mode. Yeah!